Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su lab.reficeria. Oggi andiamo a spiegare un particolare tipo di anello che io ho chiamato, perché mi hanno sempre insegnato così, anello a forcella. A forcella perché? Perché il gambo presenta queste due forcelle che supportano il castone. E in questo video cercherò appunto di illustrarvi non solo tramite le immagini, tramite le riprese, ma cercherò anche di spiegarvelo parlando. Per oggetti che devono ospitare pietre, andremo subito a realizzare il castone. Se la dimensione del mio castone sarà già adatta ad ospitare la pietra, allora procederemo con lo step successivo. Per ottenere dal lingotto una lastra più sottile, la facciamo passare sotto la laminatoria. A questo punto è il momento di saldare il nostro castone sopra il gambo che abbiamo appena realizzato. Mettiamo poi l'anello in imbianchimento per far sì che si sciolgano tutti gli elementi che abbiamo usato per la fusione. Ragazzi, io spero abbiate apprezzato anche i miei interventi nei quali parlo e vi spiego a voce effettivamente cosa sto facendo, e spero sia tutto un po' più chiaro. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se volete continuare a seguirmi, a seguirci anche sulla pagina Instagram, sulla pagina Facebook e anche sul blog che stiamo scrivendo, con vari articoli che tratta gli argomenti di oreficeria. Detto questo, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video su Lab Oreficeria.